Benvenuti e bentornati, rieccoci qua con Planet Zoo. Quest'oggi, signori, andiamo avanti perché ho preparato due habitat da popolare. Quest'oggi andremo a inserire altre due bestioline, di cui una piccola e una grande, abbastanza grande, che è quella che vi avevo spoilerato nell'ultimo video alla fine, che sarebbe poi quella dietro al monte qua. Andremo a mettere la bestiola del monte. Intanto qua hanno cicciato fuori le otariette piccoline piccoline, molto carucce, l'avete vista cibarsi nel mentre. Allora, vi faccio vedere intanto i recinti che ho fatto. Uno è questo qua, con, signori, la cupola per vedere al suo interno le bestiole girovagare in tutta libertà. Passa la visuale telecamera, guardate figata. Sta a vedere che questo è l'unico animale che vuole l'erba lunga e noi non vediamo un cazzo come visitatori. Però ci sta, capita, capita. Chissà se si può mettere anche qui. Potremmo provare, potremmo provare. Se ne può mettere più di una a proposito? Scusate, adesso mi è sorto il dubbio. Non mi ricordo dove sta però la cupola. Sinceramente, non ricordo. Può essere qua? Sì. Non è che posso, ma magari la duplico. Scusate, ma io posso mettere. No, non si può mettere. Cioè, si potrebbe metterne un'altra, però. Ne lasciamo una sola, dai, non andiamo a far casini. Il meccanico, dov'è il meccanico? Maledizione, maledizione. Li pago troppo questi meccanici, non va bene. Ma direi di. Basta cazzeggiare, andiamo a fare il nuovo habitat. Faccio intanto arrivare le bestiole, così intanto scopriamo assieme quale bestiola vi si insedierà in questo habitat. Intanto aspettate un attimo, però. Maledizione, maledizione. Che è successo? La mostra è sporca? Eh beh. O su, custodi, forza un po'. Vediamo di fare qualcosa in questa giornata. Ok, quelli sono i tritoni. Questo è il distributore automatico. Lo so già che è il distributore. Se il meccanico fa il suo lavoro, vedrai che si sistema tutto. Stavo anche pensando, visto che qua abbiamo iniziato con una zona innevata, di proseguire in questa zona qua, di fare qualcosina, perché vorrei inserire anche le alci, che sono delle bestiole alquanto interessanti e gigantesche. Meravigliose, non so se avete mai visto quei video che girano sull'internet di questi alci maestosi che si aggirano per le strade, incornando macchine a destra e a sinistra. Basta, devo far arrivare gli animaletti qua. Eccoli qua che stanno entrando, pronti ad ammirare questa maestosa bestia. Eccola qua, signori. Due orsacchiotti polari. Che meraviglia! Guardali! Che meraviglia che sono! Ovviamente è buio perché giustamente non poteva aspettare un pochino, però diciamo che crea quella magia al buio, dai. Comunque il pelo bianco dell'orso polare rispecchia i raggi lunari come me quando vado al mare. È meraviglioso, è già meraviglioso, però aspettate un attimo perché prima che si incazzino, diciamo che gli diamo un degno habitat e sinceramente l'erba lunga va tolta dalle palle l'erba lunga. Io sinceramente andrei di neve, ragazzi, perché sì, perché ci sta, ci sta. È una cosa meravigliosa la neve, quindi bisogna metterla. Allora, io vado a metterla in tutto quanto l'habitat. Poi dopo dovremo andare a mettere tutti i vari raffreddatori qui, tutti i vari condizionatori, diciamo così. Potrebbe venire qualcosa di bellissimo comunque. Fatevelo dire, perché sì, potrebbe venire qualcosa di bello. Adesso magari la montagnola andremo a capire come farla, come testare tutto questo, come poter dipingere la montagna. Per il momento lasciamo così. Intanto vediamo se gli può andare bene all'orso. Ho messo tutta neve. Giustamente non arriva la neve perché manca la cosa principale, l'unità di raffreddamento, che sta dove? Non ricordo più. Qui dovrebbe stare, giusto? Qua. Stufa, unità di raffreddamento, perfetto. Allora, diciamo che facciamo così, così. Qua magari no, qua magari che la montagna gli dà un piccolo riparo, magari possiamo
tenerlo così come viene. Che dite, eh? Ci potrebbe stare, vediamo se si imbianca tutto. Olà. Bene, bene, più o meno, leggermente, leggermente. Adesso andiamo a duplicarlo e magari andiamo a mettere una zona qua. Vediamo un pochino che come è venuta la zona. Ok, andiamo a farlo così. Olè, perfetto. Che è successo? Ma allora, non ci siamo. Il custode. Custode, dove cacchio è il custode? L'ho chiamato prima. Maledetto pezzo di fango, ti licenzio. Non si fa così, non si fa così. Pensano che siano troppo economici. Perfetto, siamo arrivati a 48 dollari per gli adulti e 31 per i più piccini. Uno zoo per tutti, diciamo. Economico per le famiglie che non si possono concedere più di tanto. Vediamolo, guardalo come se la sollazza in acqua. Che meraviglia. Va bene, questo animale è morto. Peccato, minchia. È morto male comunque. Madonna santa. Ma è caduto sull'acqua, non è morto in acqua, cioè nel senso. Sembra spiaccicato in stile cartoon. Non va bene. Una ricerca, cosa abbiamo ricercato? Fatemi vedere un pochino. Dell'est, cosa ci manca adesso? Ben poco ci manca. Iniziamo con l'India, va. Ci sta, secondo me può cicciare fuori qualcosa di interessante. Dunque, qualche animale indiano potremmo anche metterlo. Scusate, ritorniamo ai nostri orsi polari, perché se non gli do gli ordini io, questi qui non fanno niente, sono proprio dei fannulloni. Io sto starei aspettando anche il giorno, a dire il vero, perché per creare la Madonna, non gli va bene la temperatura? Male. Pumella? Andiamo a vedere subito nella zoopedia. E a sto punto dobbiamo, scusa, meno 20 temperatura richiesta, meno 20 16, scusami, è a zero. Qual è il problema? La temperatura. Scusate, il gatto che impazzisce, mi ha fatto prendere un colpo. Temperatura 25 gradi, pulizia. E però qua mi dà la temperatura, sente troppo caldo. Come troppo caldo? Come fa a sentire troppo caldo? Ragazzo mio, come fai a sentire troppo caldo? Intanto però, prima che mi dimentico, vado a mettere un depuratore, trattamento dell'acqua. Facciamola così, dai. Leggermente che si va a incanalare in curva. Però... cioè, mi pare un po' strano, a dire il vero, perché l'acqua è calda. Come faccio a raffreddare l'acqua, ragazzi? Con le unità di raffreddamento? Mio caro, mi dispiace, non vorrei farti... Ah, ok, è uscito dall'acqua e va tutto bene. Però scusami, fatemi vedere una cosina. Fino a meno 20. L'unità di raffreddamento noi la potremmo mettere anche sott'acqua? Non lo so, andiamo a vedere, andiamo a scoprire questa cosa. Eh sì, si potrebbe anche fare. Scusami, io adesso la vado anche a mettere, così se il ragazzo mi muore di freddo non mi muore più, in teoria. E io più di così non so che fare. Se non si raffredda l'acqua, ragazzi, ditemi voi come devo fare. Come devo fare con l'acqua? Io adesso gli ho messo il refrigerante, però l'animale è morto. John, madonna, John, mi dispiace. Pulizia dell'habitat. Mando tutti. Andate a fare in culo. Madonna mia, quanto cicciano i capibara, ragazzi. Guardate. Guardate cosa gli ho messo anche. Li ho messo qua. Ma no! Ma ragazzi, ma no! Ma è meraviglioso. Nel chill più totale. Ah, probabilmente è acqua calda. Sta facendo tipo le terme. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Lo invidio. Sembro io quando sono sotto la doccia, meraviglia. Che meraviglia, bianco uguale tra l'altro. Che spettacolo. Pulizia dell'habitat in teoria stanno andando. I nostri cari orsacchiotti qua. Il nutrimento, gli già fa schifo, già si lamentano del nutrimento. Ma se ancora non vi abbiamo neanche ricercato con la ricerca veterinaria, dateci un attimo di tempo. Mazza, quanti livelli che dobbiamo fare. Alice Hunter, vai. Oh, finalmente ragazzi, stanno arrivando anche i visitatori, che era una cosa che ci tenevo a vedere se avesse funzionato quello che avevo fatto, quindi il ponte di sotto, il recinto qua
e la possibilità di vederli da tutti, dal centro dell'habitat, diciamo. Quindi tanta roba, bene, sono contento di questo, ma dove la vedete voi l'erba lunga? Disgraziati, dove cacchio la vedete? Il terreno è tutta neve, scusami, non è per dire, però sai com'è, cos'è che gli piace? La pietra, la dura pietra. Ah, forse sai dove la vede? La conta qua, perché io ho cercato di farlo più largo possibile. Sì, la vedeva qua, la vedeva. Adesso io lo vado a spiattellare tutta, perfetto, così non rompe il cazzius la neve. La neve, la pietra, quello che è. Qua ci siamo con il terreno, le piante. Allora, possiamo andare a dare un po' di copertura. Il riparo, vedo che sono a posto, perché penso che abbiano trovato questo come riparo. Ma io volevo un po' di luce, non volevo la pioggia. Ma guardalo, ma come sonnecchia. Ma cucciolo, ma come se la ronfa. Grandissimo, grandissimo. Ma che meraviglia, che meraviglia. Allora, scusate, ma mi incanto a vedere queste meraviglie. Tra l'altro sono bianche come me, quindi mi trovo a mio agio. Una puntata bianca, direi. La chiamerò così, una puntata bianca. Mi piace come titolo. Quali sono i problemi? Il capibara. Ma non posso mandarlo direttamente al veterinario senza dover spostarmi ogni volta in sti cazzo di habitat. Adesso, pardon, però non è che non mi voglio occupare degli altri, però direi che c'è un limite a tutto. Che è successo qua? La pulizia. Un attimo, adesso arriva il custode e vi pulisce. Abbiate pazienza. Allora, torniamo agli orsi polari. Ce la facciamo, ce la facciamo. Con calma. Filtriamo. Natura, sì, filtriamo. Che figata. Che figata. Che figata. Cioè, signori, cioè, qua viene fuori, ragazzi, un qualcosa di epico, un qualcosa di fenomenale. Guarda l'Asia dell'Est, che meraviglia. Pagoda fiori. Va bene, non è questo il momento dell'Asia. Comunque, anche se il continente... Perché Asia, scusatemi? Nord America, Europa. Vabbè, perché Europa? Ci sono anche in Europa gli orsi polari. Non mi sembrava, non penso. Continenti, biomi, taiga, acquatico, giustamente, e tundra. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Ci sono i massi ghiacciati. Ma che figata. La grotta, ragazzi, la grotta in stile ghiacciaio. Che figata. Che meraviglia. Ma che... Mamma mia. Qui c'è da impegnarsi tanto, C'è da impegnarsi tanto. Allora, vediamo di mettere cose importanti, cose interessanti. Allora, tipo questa ci potrebbe anche stare. Questa Boutole Loea Dactyloides secca, tra l'altro. Ci sta, perché ovviamente intanto andiamo a posizionarle qui, che vadano un pochino a... Ma cazzo le sto mettendo? Ma perché me le ha messe così? Ma io... Non va bene. Cos'è sta robaccia qua? Ok, dai. Per il momento ci può stare. Andiamo a togliere tutte ste cose qua, andiamo a oscurare tutte ste brutte robe qui che abbiamo messo, ste unità di raffreddamento, le dobbiamo assolutamente levare dalle palle. Ok. Scusami se ti pizzico un pochino il culo con l'erba, orsacchiotto, ma purtroppo devo farlo. Ok, stanno apprezzando. La betulla dell'Himalaya, che meraviglia. Cedro rosso, com'è? Cioè, occidentale, questa sarebbe la versione piccola. E la versione grande, porca miseriaccia schifosa. Oddio, dove sono? Dove sono finito? Ok. Allora, ci potrebbe anche stare, perché sì. Che ragazzi, sono meravigliosi questi. Io sinceramente uno lo vado a mettere qua, perché loro potrebbero tra l'altro anche arrampicare. Penso di sì. Magari dove non si gettano fuori dal recinto ne sarei più che grato. Ok, magari un po' di
ci sta. Due querce qua giganti, due cedri giganteschi ci stanno. Cipresso. E questo sarebbe il cipresso. Me lo aspettavo più alto, a dire il vero. Vediamo un po'. Faceli alpina piccola, media. Questa è bella, mi piace. Anche qui all'entrata ci potrebbe stare, tipo così. Vediamo un po'. Sì, sì, questa ci sta, cazzo. Ci sta di brutto. Che miseria, ragazzi. Sentite già il sapore, tipo delle ricole in bocca, quelle caramelle, il gusto alpino, con tutte le varie erbette di stagione. Non mi pare da mettere sulla neve, comunque. Questo invece cos'è? Anche questo non è male, non è male. Metterlo qua così anche. Aspetta che magari cambiamo, ne prendiamo un altro. Sì, sì, così. Sì, mi piace, mi piace. Mi sta piacendo questo habitat, se non si fosse capito. Peccio, attenzione, peccio. Pino dell'Himalaya. Vediamo un po' il pino dell'Himalaya. Pino silvestre, l'abbiamo già messo per le tigri. Regina delle Alpi Grande. Che meraviglia. Ma che meraviglia. Sentite il sapore balsamico di queste piante. Aspetta, no. Facciamo una roba. Lo vado a mettere qua, guarda. Mi piace qui attorno ai alberoni giganteschi. Che voi fatemi sapere se sto facendo bene, sto facendo male, se devo migliorare in qualcosa, perché anche con il vostro aiuto che si migliora, ovviamente. Vediamo il masso ghiaccio. Che meraviglia, che meraviglia, ragazzi. Anche farlo tipo qua a mo' di iceberg ci può stare, non affonda. Figata assurda, ragazzi. Ma che meraviglia, ma che cazzo di meraviglia. Sì, 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 proprio a pelo d'acqua, come ci piace a noi. Meraviglia. Sì, sì, questo glielo lasciamo. Ci sta di brutto. Ci sta di brutto, cazzo. Questa è una zostera? Zostera subacquea. Magari la zostera subacquea. Potremmo andarla a mettere qui. Anche se non so, a dire il vero, se resiste a queste temperature basse, a dire il vero. Non saprei, a dire il vero. Mi sembra un po' strano, mi sembra più una... ribes rosso. Comunque la zostera mi sembra più un... non è rosso questo ribes, ma va bene. Va bene. La zostera non mi sembra una pianta che possa resistere a queste temperature, ma se lo dicono loro, come dargli torto? E che questo... Il ribes ci vuole un po' di ribes nella vita. Sappiatelo. Guarda che figata. Guarda che meraviglia. Cioè, proprio vogliamo cercare di fare. Dove cazzo è finito il masso? Ok, eccolo qua. Proprio vogliamo cercare di fare qualcosa di sverso. Potremmo fare una roba del genere. Ok, ci potrebbe anche stare. Magari poi piano piano andarlo a modificare. In teoria dovrei cercare di fare una forma un pochino più acuminata, a dire il vero. Però io mi sono imbloccato qua. La visuale bisognerebbe cambiarla piano piano, però ci sta anche così, basta, andiamo avanti. Le piantine. Orso dunque le piante. Queste sono meravigliose, devo dire. E sinceramente, in mezzo qua, qualcuna di queste ci potrebbe anche stare. Questa cos'è? Edera diffusa. Un'edera abbastanza diffusa questa, si sa. Queste qua, Cornus canadensis, grande. E acquatica, secondo voi? Secondo me... non lo so. L'edera è figa, però non penso che sia il momento di metterla. La Caledonia non vedo.
Potremmo fare una sorta di robetta del genere, tipo metterla qui che vada un pochino a dare un po' di aiuto al all'albero. Solo che ha una texture un pochetto di merda, devo dire. Guardate che brutta. Questa è venuta un po' male, come texture. Le altre sono tutte carine. Oh, questo è un bel cespuglio. Questo mi piace. Questo è un mirtillo rosso. E questo effettivamente è un mirtillo rosso, non come il Ribes che ci ha fregato. Era un po' tarocco quel Ribes. Un mischione del genere. Sì, sì, sì. Mi piace. Mi gusta. Ok. Così uno stile un po' muschiato, a dire il vero. Guardate anche queste, che carucce che sono. Sono dei cespuglietti carini carini. Possiamo andare a metterli così. Questa che cosa sarebbe? Cespuglio di cosa? Salix planifolia. Ok. Guarda, magari una robetta del genere, eh? Con magari sotto una robina. No, 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 aspettate, aspettate. Il mirtillo rosso. Oppure questa cosa qua, però piccolina. No, non mi piace neanche questa. Ecco, forse una robetta del genere, magari. Che può sembrare un pochino un po' di prato. Ok, intanto fatemi sapere anche voi se volete anche vedere queste cose qua nel mentre creo l'habitat, o volete direttamente skippare all'habitat completo, perché ci può stare. Mi dite voi anche come vi ispira un pochino di più il video. Ovviamente sarà un pochino più lento, un pochino più come posso dire, noioso, diciamo. Dopo dipende da uno se gli piace più una cosa o meno, però ci sta. Se vi fa piacere vedere come vado ad abbellire l'habitat, potrei anche farlo. Dopo magari verrà un pochino più lento il video, ma va bene, meno tagli quando devo editare, quello è poco ma sicuro. Intanto questo ve lo faccio vedere perché mi sto abbastanza divertendo. Magari non lo farò proprio tutto, però qualcosina fino adesso ve l'ho fatta vedere, anche perché dai, più o meno ci siamo. Poi magari con calma potrei andare a vedere di modificare qualcosina nel mentre non registro. Tipo una robetta del genere, ho sbagliato maledizione, invece di cliccare la Z vado a cliccare quello che non devo. Così ci sta, mi piace, mi piace, mi dà quel senso di riparo. Beh, già comunque ragazzi sta venendo caruccia, sta venendo caruccia. Sì 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 sì. Ok, direi che possiamo finire qua con il fogliame. Vediamo un pochino che cosa non gli aggrada. Il pasto non gli aggrada. La superficie calpestabile non gli piace. Perché li abbiamo messo probabilmente troppi alberi. Questo è poco ma sicuro. Ve lo dico io. Ve lo dico io. Io potrei scavargli qualcosina ancora qua sotto, per dargli più spazio. Fatemi vedere il recinto, quanto misura. Superficie terreno. È 11.000, ma non proprio 11.000, perché il recinto si sviluppa così. Ci sta, ci sta. Allora facciamo una cosa. Per venirgli incontro facciamo una roba. Andiamo a fare questo. E andiamo ad appiattire verso l'interno. Oddio, ci potrebbe anche stare una sorta di cosa del genere. E poi la facciamo in stile ghiacciaio, ragazzi. Ma che bella, che meraviglia! Allora, e non devo andare fuori dal recinto, perché sennò mi dà il problema dell'animale. Allora, non voglio andare a eliminare niente, solo che non vedo niente. Ok, ok. Ok, magari fare un pochino di luce in più, perché non vedo niente, non vedo una ceppola. Okay. Ah, 12, ah no, superficie terreno, allora me lo calcola come dovrebbe calcolarmelo. E perché rompeva il cazzo l'orso? Orsacchiotto, vieni qua. Ultimo pasto. Ok, ok. Forse è a esemplare? Quindi 3.900, 3.900.
non sono delle pigne, per chi se lo stesse chiedendo. Non sono delle pigne, ragazzi. Come mai non gli serve niente? Ah, vedi. Abbassiamo tutto, sì, lo so, l'ultimo pasto. Ma ragazzo, appena ti ricerco, ti aiuto. Allora, un custode, vuole andare a pulire sto benedetto habitat? Guarda, però ce ne sono troppi di capibara, ragazzi. Faccio un attimo una pulizia veloce. Perché sì, perché sennò qua si stanno sul cazzo tutti quanti. Fermi tutti! Ho trovato il regolatore di temperatura dell'acqua, finalmente! E così a caso stavo cercando di mettere dei trasformatori, delle pale eoliche per andare a alimentare i vari microfonetti, le varie tabelloni didattici, eccetera, eccetera, qua all'interno, anche se non so se ce la farò, ma ci proverò lo stesso. E sono capitato col cursore su regolatore di temperatura. Ecco perché non riuscivo a regolare l'acqua. Pardon, scusate la mia ignoranza, non mi era mai capitato di dover fare una cosa del genere. L'ho trovato per botta di culo. Abbiate pazienza se avete già scritto qualche commento per come fare a regolare la temperatura. Ma fatto sta che i nostri amici qua hanno fame e noi stiamo gigioneggiando qua senza dargli il cibo e di cui necessitano. Quindi vediamo un po' di completare questo habitat, va. Andiamo su habitat, andiamo sulla specie orso polare, andiamo a vedere un pochino qua. Eccolo qui il ciccio. Olè, allora, innanzi di tutto andiamo a fare un abbeveratoio. Io a questo punto andrei a mettere bene o male tutto qua. Boom. E il contenitore di cibo magari lo andiamo a mettere qua, così quando arriva il tizio riesce a fare tutto nei dintorni, non diventa cretino pure lui, poveretto. Magari si potrebbe fare qualcosina anche qua a sto punto. Queste poi le andrò a togliere perché non ha senso tenerle, va bene, quindi probabilmente le andrò a togliere. Magari qua gli posso mettere lo sborsa pesce qua. Speriamo che riescano ad utilizzarlo, però in teoria sì. Fatemi vedere un pochino come stanno messi con le dotazioni. Dotazioni alimentari ce le abbiamo, le dotazioni gioco, vediamo un pochino. Giaciglie e rifugi, vediamo un pochino che cosa abbiamo per i nostri cari amici. Però, figa, è gigantesco sto coso. Questo magari per un altro animale, eh? Questo cosa sarebbe? Ma miseria, nuovo mondo. Figo. Questo direi anche di no, ragazzi. Perché il Sud America con l'orso polare? Cosa c'entra? Ormai sto mettendo banchine ovunque, ma non mi piacciono troppo. Non ce la faccio a non metterle. Però questa volta cercherò di evitare. Le dotazioni alimentari, giusto? No, non è vero. Del gioco. Orso dunque. Sacco con odore di preda. Va bene, lo mettiamo qua tra gli alberi, così simula un pochetto la realtà dei fatti. Di neve ne hanno già abbastanza, direi di lasciargli quella. Magari le campanelle, che non so che cacchio gli possano servire, ma gliele mettiamo, dai. Metti che il palo, qui il sacco con odore di preda sia occupato. Noi andiamo così, punto, signori. Due alberelli per grattarsi, il tamarindo no, magari questo qua sì, però. E ci potrebbe anche stare, perfetto, mi piace. Andiamo avanti, ok. Chiediamo subito il custode che venga a dare del cibo a questi cari animaletti, che sono tanti simpatici, senza elettricità. Ma dite che se io metto uno qua, dà fastidio ai visitatori? Questi in teoria non dovrebbero rompere le palle più di tanto, in teoria, Poi non lo so, perché questi in teoria dovrebbero essere rossi solo questa parte qua, quindi forse non dovrebbero dare fastidio. Qua li mettiamo questo. Vediamo se nel tema qua felicità staff... Felicità, toilette didattica. Allora, c'era un modo per vedere quello che gli dava fastidio. Copertura didattica. Sistemi di sicurezza. Impatto negativo. Porca miseria. È un po' di impatto negativo lo fa. A dire il vero.
un po' di impatto negativo lo fa. Porca miseria. E non so dove metterlo, a dire il vero. Se lo sapessi, non sarebbe un problema. Perché questo fa la bolla. Allora, potrei provare a fare una roba del genere. Vediamo un pochino. Attrezziamoci di ingegno. E di molta pazienza. Allora, è brutto da vedere, però abbiate pazienza. Qualcosa potremo anche fare. Non è cambiato un cazzo. Non è cambiato niente. Signori, con un po' di ingegno ho risolto il problema. Ho fatto questa scala a chiocciola, così, molto brutta a vedersi, sì. Non lo metto in dubbio. Però fa il suo lavoro. Quindi illumina tutta l'area che deve illuminare. Quindi va bene così. Perché sto gioco non è stato pensato per avere dei pali della luce, quindi dei cavi che possano andare da un punto a un altro. Quindi qua mi inventerò qualcosa, proverò a creare qualche supporto che possa essere un pochino più guardabile, come possiamo, diciamo così, mettiamola in questa maniera qua. Sarebbe stato bello poter creare proprio una chiocciola vera e propria, quindi proprio stretta da creare una specie di torre, se vogliamo. Però a me mi importa che sia funzionale per il momento, perché così io vado a mettere questo, vado a mettere l'altro che l'ho perso perché l'ho incastonato da qualche altra parte che non trovo. Allora io lo metto un po' dappertutto, perché sennò qui poi si lamentano che non c'è la didattica. Madonna mia, anche se ha un raggio piccolino d'azione sto coso, diventeranno cretini di cosi, i visitatori, molto cretini. Però hanno voluto loro. Seleziono già l'orso, poi faccio duplica, così me lo mette direttamente. No, no, no. Maledizione. Tutto me lo devi selezionare. Duplica, va. Ok. Adesso ci siamo. Ok, direi che ci sta. Ci sta, secondo me. Ci può stare benissimo come cosa. Affanculo tutti quanti. Allora, qua gli avevo messo un po' di neve, a dire il vero. Che, sinceramente, andrei a creare con qualche stufetta qua, con qualche unità di raffreddamento, per dare quell'atmosfera un pochino più fresca, un pochino più innevata. Dai, su. Quanto ci vuole, ragazzo? Lotta pericolosa con i caimani di Courvier sono tosti, sono. Taddeo! Attenzione, sardo. Taddeo e Vanessa rimangono, eh. Perché noi li vogliamo far rimanere. Boom. Altre foglioline per noi. Guardate qua, intanto, non so se ve l'ho fatto già vedere, ma anche qua sto creando un pochino un tema un pochino più sudamericano, che ci sta. Qua ho aggiunto anche delle farfalline luminose che tendono ad abbellire il tutto. Qui ho chiuso qua con questa parete orata, dove i lavoratori rimarranno all'interno dei loro negozietti, perché devono lavorare 24 ore su 24. Anche se qua penso che questo voglia dire versi, venchu. Non so, probabilmente in azteco vorrà dire sono in pausa, arrivo tra poco. Non lo so. Fatto sta che non usciranno dal loro negozietto, perché li ho rinchiusi dentro, perché devono lavorare e basta. Qui non esiste la democrazia. Quindi noi dobbiamo proseguire con il nostro lavoro, un attimo, adesso mettiamo a posto tutto. Comunque stavo abbellendo questa zona qua, perché sì, perché ci può stare. Guardate qua anche il percorso qui con queste casette tipiche del Sud America, che vanno ad abbellire, vanno a far sì che ci si immedesimi di più nel Sud America. Qui poi andremo a mettere un'altra bestiola. Qui come stanno i nostri amichetti qua? Qua non si è creata la neve. Perché non si è creata? Manca la maledetta turbina eolica. Te pareva? Tanto poi qua probabilmente ci andremo a mettere i negozietti, ristorantini, eccetera, eccetera. E magari anche qualche altro habitat. Perché qua stiamo per andare a chiudere l'angolo della mappa. Iniziale, ovviamente. Quindi va bene. Mi raccomando, mi pulite tutto. Mi aggiusti anche questo, per favore. Come al solito, devo fare sempre tutto io. Quindi adesso funzionano? Ah, l'intervallo è la grandezza. Ah, ma non si chiama intervallo, scusami. Adesso va bene tutto, però diamoci per il culo, su via. Oh là, così almeno, dai. Questa parte qua, anche se io avrei voluto fare tutta questa parte qui, vedrò se farlo oppure no a sto punto, visto che non posso dipingerla io con le mie manine.
con un pennello come faceva Alice nel Paese delle Meraviglie. Dotazioni alimentari, mi sa che sono un po' troppe le tartarughette? Sono un pochino troppe forse. Però se il problema è la dotazione alimentare, perché sociale per il momento non penso che sia il problema. L'unica cosa che potrei vedere è se ci sono dei giovani adulti da sbattere in libertà, a dire il vero. Non penso, sai? Vediamo Pablo. No, è ancora un... è giovane ancora, diciamo che... non possiamo mandarlo nella natura selvaggia incontaminata. Dotazioni alimentari nell'habitat. Guarda, gliela vado a mettere subito. Se questo è il problema, gli vado a mettere un altro di questi allora a questo punto. E magari un cubetto, qua glielo vado a piazzare. Così sono tutti felici e contenti. Guarda quante tartarughine hanno cicciato fuori, oh. Guarda qua, guarda come si divertono. Qui probabilmente glielo andrò a cambiare perché il rifugio che cercano loro... o che cercavano, non mi ricordo più se... no, il rifugio al coperto non basta. Comunque potrei crearglielo in qualche altra maniera, come ho fatto per i capibara, andare con le costruzioni e creare qualcosa che abbia un tetto. L'animale è stressato. Per qual motivo? Piano! Piano, maledizione, perché mi si stressano. Mi si stressano questi animali, come mai? Perché siamo in troppi, forse? Probabilmente sì, sono altri due maschi giovincelli, quindi a sto punto andiamo a mettere via uno di questi. Ok, questa la posso liberare, mi sa di no perché è anziana, quindi non è proprio il caso di buttarla fuori. Va bene, ti ho tolto lo stress? Penso di sì. Signori, ma che meraviglia, guardatelo! È un peluche, ma è un sacchiotto. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, ha fatto i cuccioli! Pure il sound di quando casca lo stronzo. Per farvi capire quanto è realistico il gioco. Ma guardalo che cucciolo! Ma che meraviglia! Chi è il babbo? Ma basta! Ma davanti all'abbeveratoio poi? Cos'è il cesso pubblico? No, piano! Madonna mia! E niente ragazzi, sono cuccioli, sono giovani. Su ragazzi, madonna mia. Forza, bagnettino. Sì, ve l'ho fatta un po' ripida la discesa, però... Madonna, è scivolato nell'acqua. Mi affoga fra un po'. Cuccioli. Dotazioni alimentari. Andiamo ad aggiungere perché sono in troppi loro. Cuccioli. Cos'è sta roba? Mangiatoia fissa girevole grande. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, orso polare. Le dotazioni alimentari, ci siamo già dentro. Ah, questa è per loro? Figo. Qua dai, ci sta, ci sta. Abbiamo anche il bambù. Il bambù. Dai, ma sì, ma bondus abbondarum, ragazzi. Qua gli devo fare qualcosa che vada a ricreare un pochino il ghiacciaio, quindi con magari qualche roccia di ghiaccio, perché sì, perché ci vuole. Vedete queste qua, metterle qui un pochino più a parete e andare a scolpire tutta questa parete in ghiaccio è figo, sarebbe figo anche farlo tipo così, una robetta del genere, uno si mette di pazienza magari facendo sembrare ogni sasso diverso, perché sì, c'è una merda, e andare a ricreare tutto quello che è il ghiacciaio. Vuole molta, molta pazienza, molta calma, molto tempo, il problema più grosso è il tempo. Sì, sì, ci sta, madonna mia, sbrilluccica troppo comunque. Ricerca meccanica completata, perfetto, il tema India l'abbiamo completato, ci manca solo il tema Nord Africa e poi abbiamo completato tutti i temi, signori, che meraviglia. Dopo forse i nostri meccanici si dedicheranno di più a fare manutenzione, forse, chissà. Minchia i capibara, ragazzi, sono tosti, ecco perché non sono a rischio in natura, Guarda qua, porca miseria, ma quanti? Ma quanti sono? Ma che meraviglia, comunque. Ce n'è uno che si sollazza qua? No, niente. È stato troppo bello. Com'è animale escluso? Ma il babi non si esclude, ragazzi. Come fate a escludere un babi? Un babi è per sempre. Va bene, va bene, va bene. Vi diamo tregua un attimo.
Troppi maschi. Quanti maschi hanno fatto? Cos'è? La rivolta? La pulizia qua, allora, devo fare un'altra stazione dello staff qui in giro da qualche parte, perché devo mettergli le tigri, le due mostre, probabilmente i capibara e anche i kiwi e gli orsi polari a sto punto. Quindi mi devo andare a attrezzare con queste cosine qua, perché sennò è sempre un delirio. Qui adesso arriverà qualcuno, no? Su, via, non vi lasceranno da soli. Oh, che brutto colore che ha preso. Riflessi strani, sembra un pochino quando si fa la pipì sulla neve, non so se avete presente, non so se avete mai provato questa gioia nella vostra vita, in pratica fate dei disegni, nulla di più, però è divertente, sai com'è, ti si congelano le palle, però questo è un piccolo dettaglio che va lasciato a sé. Allora qui farò, provo a fare una struttura in qualche maniera, non lo so. Ma fatto sta che siamo arrivati al dunque, anche perché io sto registrando da un'ora, quindi non va bene, non va bene. Cercherò di tagliarvelo il più possibile. Mettiamo in pausa perché qua sta diventando un delirio, io vorrei andare avanti con il video, tra virgolette, concluderlo. Quindi andiamo nella zoopedia e ci andiamo a leggere l'orso polare, ragazzi, finalmente. Classe mammiferi, ordine carnivori, famiglia ursidi. E genere Ursus, va bene, Lamborghini. L'orso polare o Ursus marittimus è una grande specie di orso che vive principalmente nel ciclo polare artico e nelle regioni subartiche, se non si fosse capito. Ha il pelo completamente bianco, occhi e naso scuri. È di stazza robusta e ha grandi zampe che gli permettono di nuotare agevolmente. Per minimizzare la perdita di calore, l'orso polare ha le orecchie piccole e la coda corta. Più o meno come tutta la maggior parte degli orsi, ma va bene. Se ci fossero a punta sarebbe un pochino più un problema, perché mandare fin sopra la punta il sangue e riscaldare l'orecchio sarebbe un po' un problema per l'organismo. Quindi l'evoluzione ha fatto sì che le orecchie, le code, eccetera, eccetera, fossero un pochino più stondate. Se andate a vedere qualche mammifero lo noterete subito, di quelli che ovviamente stanno a temperature basse. Piccola parentesi. Dove cazzo ero rimasto? Per minimizzare la perdita di calore, l'orso polare ha le orecchie piccole e la coda corta. I maschi sono lunghi tra i 2,4 e i 3 metri e pesano tra i 350 e i 750 kg. Vacca miseria, che bestie. Mentre le femmine sono lunghe tra gli 1,8 e i 2,4 metri e pesano tra i 150 e i 250 kg. Entrambi i sessi si cibano di foche dagli anelli e foche barbate. Voglio vedere una foca barbata adesso. Ma nel senso con la barba. L'orso polare è vulnerabile al cambiamento climatico che sta sciogliendo i ghiacciai su cui vive e si procaccia il cibo. Con meno prede a disposizione, l'orso non riesce più a mangiare abbastanza per sopravvivere agli inverni rigidi. Le femmine che hanno bisogno di accumulare molto peso prima della gravidanza partoriscono meno cuccioli. Per salvaguardare la specie, Russia, Canada, Norvegia, Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti hanno stipulato un accordo internazionale per la conservazione degli orsi polari, impegnandosi a proteggerne la popolazione. Almeno una cosa in cui sono uniti tutti, fa molto piacere. Una bella area, diciamo, ricopre il tutto. Nord America, Europa, Canada, Stati Uniti, Alaska, Groenlandia, Norvegia, anche in Norvegia si possono trovare, ecco l'Europa dove sta, Svalbard, le isole, fighissime, Russia e Islanda, grande l'Islanda, molto lontana, sapete tutti che è molto lontana l'Islanda. Bisogni sociali. Fatte eccezioni per le madri e i loro cuccioli, l'orso polare è un animale solitario. Le uniche interazioni avvengono durante l'accoppiamento, quando i maschi combattono per una femmina. Occasionalmente tra esemplari maschi, arrivo anche lì, può svilupparsi una forte legame che li porta a dormire e giocare insieme. Ah, pensa a te, che storia. L'orso polare maschio trova la femmina seguendo l'odore della sua urina. Bene. Quando più maschi seguono la stessa traccia, combattono per stabilire chi avrà il diritto di accoppiarsi. In questi casi spesso risulta il vincitore l'orso più grande e anziano. Il maschio e la femmina passano poi circa una settimana insieme, accoppiandosi più volte. Metti che una non ne vada bene, ci sono le altre 8 restanti. Successivamente la femmina passa 4 mesi mangiando moltissimo per mettere su peso prima di scavare una tana nella neve, dove entrerà in uno stato simile al letargo. Passate dai 195 ai 265 giorni di gestazione, partorisce da 1 a 3 cuccioli, ma più spesso 2. Allatta i cuccioli all'interno della tana per 3 mesi, per poi uscire all'aperto e farsi accompagnare dai piccoli durante la caccia
alla ricerca di cibo solido. I cuccioli passano da 2-3 anni insieme alla madre prima di venire allontanati ed iniziare una vita indipendente. I cuccioli raggiungono la maturità sessuale verso i 7 anni, diventando pienamente adulti a 9. Interessante l'orso polare, mi piace, è bello, non sapevo, è molto particolare come cosa. Pensa a te. Che caruccio, fatto sta che rimane un animale meraviglioso. Dov'è? Si mimetizza un po' troppo con l'ambiente, io non lo vedo. Ah, è qua. Non lo vedo perché è buio. Ma che meraviglia. Ma guarda. Con penetrazione abbastanza particolare, devo dire. Cosa fanno? Giocano. Oh, attenzione. Ma che meraviglia. E niente. Il fratello minore è stato battuto, si sa. Oddio. Niente, hanno queste compenetrazioni dalla parte anale. Non lo so. Sono gusti alla fine, ragazzi. Io come al solito a sto punto vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commentino per farmi sapere la vostra. Ditemi sempre anche voi se volete vedere qualche essere, qualche altro animale interessante da mettere nello zoo, e cercherò di accontentarvi. Quindi come al solito io vi invito a iscrivervi al canale nel caso non l'aveste fatto, se volete seguire questo o altre avventure, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.